Cari amici, oggi siamo all'inaugurazione del consolato italiano a Manchester. Tanti anni, almeno 8, che mancava il consolato a Manchester. Oggi c'è l'inaugurazione, un evento davvero speciale, straordinario. E niente, ve lo racconterò, vediamo che succede, ci sono tante aspettative. Qual è la tua idea di questa giornata? Quali sono le speranze per la comunità italiana a Manchester? Apre il consolato, evviva, sono 8 anni di attesa, tra l'altro sono 3 anni dopo che avevano detto che riapriva, però capiamo la pandemia, capiamo tutto. Ora finalmente ci sarà un consolato, è bellissimo, è al centro, vicino alla stazione, quindi tutti possiamo far riferimento e si spera che oltre ai servizi riparta anche la comunità. Quindi le mie speranze sono di vedere tanti eventi, tante iniziative a favore della comunità italiana o anche a favore della comunità locale che si riconnette all'Italia. Quindi felicissimo. Grazie Cesare Ardito del Comites, Giannino invece D'Angelo del CGE. Cosa ne pensi? Quali sono le tue speranze? Le premesse ci sono tutte per fare qualcosa di veramente grande, insomma. Speriamo di non deludere la comunità, perché non merita un'altra delusione dopo la chiusura del consolato degli anni scorsi. Grazie. Grazie mille a tutti voi che siete intervenuti, ringrazio l'ambasciatore Trombetta, ringrazio, mi congratulo e faccio i migliori auguri al nuovo console generale Corradini. Mi fa molto piacere essere qui oggi insieme a voi così numerosi e quindi alla comunità italiana in questa regione. Per la riapertura del consolato di Manchester, come sapete era stato chiuso in tempi in cui forse non si pensava alle esigenze future della Brexit e si guardava alle necessità di budget, era un momento particolare, però abbiamo poi deciso, è stato deciso dall'amministrazione, dal governo di riaprire. È stata riconsiderata quella decisione e sono molto contento che siamo arrivati ad oggi in questa bella sede ristrutturata in una posizione accessibile con una che servirà grosso modo 110-120 mila connazionali, la circoscrizione consolare. Questo garantirà anche al Consolato Generale di Londra di avere meno pressione di quella che c'è stata in questi mesi. I want to thank the representatives of the Italian community, the committees, the Council General for the Italians abroad, the Italian associations, the normal nationals that I met, because they are still helping me in understanding their needs, which is our first priority. And at
the end, thanks also for many other people who I cannot mention here, but they had a huge role in creating this discourse. The presence that I found here, the Italian presence that I found here in Manchester was extremely important. Wherever I moved, I found Italians of any kind, the second and first generation, the newly arrived in the last years, coming from every region of Italy, which helped me in feeling completely at home. Per questo, for these people, I will speak a bit in Italian, if you don't mind. Questo consolato è ovviamente per voi, nel senso che di sicuro l'erogazione dei servizi consolari sarà la nostra priorità, con l'obiettivo di poter lavorare dialogare, dialogare insieme. Giusto due accenti su questo punto di vista. Uno, la stanza che vedete lì dietro è una stanza che è pensata in qualche modo per i rappresentanti della comunità italiana. Con modalità che studieremo assieme, l'idea è di darvi un punto di riferimento per sostenere le vostre attività, dalla Camera di Commercio al Comites, troveremo modi per cooperare. E poi, grazie anche all'aiuto, al sostegno della Direzione Generale per gli Italiani all'estero e le politiche migratorie, abbiamo la possibilità di presentare delle nuove postazioni passaporto, i primi nel Regno Unito, che diciamo includono anche alcune innovazioni tecnologiche, tra cui i cosiddetti totem, che non sono indiani ma sono semplicemente degli strumenti per meglio raccogliere dati biometrici. Si tratta di una enorme innovazione e insomma, sono contento che questa sia una caratteristica del consolato. Gianluca Fanti è responsabile Comites di un'area molto importante come quella di Nottingham, Leicester, Loughborough. Insomma, siete un po' lontanucci da Manchester Centro, ma siete una parte importante di questa autorità consolare. Quali sono le vostre aspettative? Esatto, sì, ti ringrazio. Sì, stiamo diciamo lontani geograficamente, comunque c'è una grossa comunità, tipo nel centro del Midlands in Inghilterra. Diciamo decentramento dei servizi, più diciamo informazione con i cittadini che abitano nel centro dell'Inghilterra, lontani, distanti geograficamente, molto importante. C'è il triangolo Leicester, Derby, Nottingham, molto importante, e tante altre località, da Lincoln a Birmingham, eccetera. Quindi senza dubbio portare la voce di quello che sono i servizi del consolato, ma anche far conoscere i servizi a chi ancora non li conosce. Con Silvana Poloni, un'amica innanzitutto, è collega consigliere Comites della zona di York. Silvana in modo particolare si occupa della Commissione Lingua e Cultura, italiana ovviamente. Silvana, quali sono le problematiche e le speranze per questo nuovo consolato a Manchester? Sì. Allora, grazie innanzitutto. Quello che abbiamo portato oggi come Commissione Lingua e Cultura sono due problematiche fondamentali. Da un lato il problema della certificazione della cittadinanza, della certificazione della lingua B1 per la cittadinanza, ovvero il problema che tanti coniugi di nostri connazionali trovano nel momento in cui vogliono certificare la loro competenza della lingua per ottenere la cittadinanza. I centri certificatori sui territori sono pochi, sono solo due nella nostra circoscrizione. Crediamo sia necessario allargare questa presenza in modo che chi vuole certificare la propria competenza della lingua non debba fare dei viaggi e avere comunque la possibilità di avere questo step necessario per la cittadinanza in maniera più semplice. Il secondo problema che è stato presentato riguarda l'ente promotore CDLCI, che è l'ente promotore sul territorio della nostra circoscrizione, che purtroppo in seguito a dei provvedimenti legislativi, in particolare la circolare 4 del 2022, vede sempre più difficile riuscire a promuovere la promozione della lingua appunto e della cultura italiana sul territorio. Abbiamo chiesto alle autorità presenti di fare in modo che questa circolare venga cambiata perché l'ente gestore possa offrire corsi di lingua italiana per i bambini in modo più capillare.
Siamo con l'onorevole Ungaro, eletto nella circoscrizione Esseri, sempre presente nel nord dell'Inghilterra quando ci sono eventi importanti, molto vicino alla nostra comunità. Ecco, è qui per l'inaugurazione del consolato. Che speranze può avere la comunità italiana per questo consolato? Credo che sia una bella notizia, come la vivi tu? Tanto buongiorno a Luigi e a tutti gli ascoltatori. È un'ottima notizia, oggi è una splendida giornata perché oggi, appunto, come dicevi tu, riapre il consolato italiano a Manchester dopo 8 anni di chiusura. E noi sappiamo che nell'area di Manchester ci sono 110.000 cittadini italiani che sono residenti in questa zona, quindi è importante riaprire questo importante presidio dello Stato per offrire servizi ai nostri concittadini che ne hanno ancora più bisogno, soprattutto a seguito della Brexit. La chiusura 8 anni fa fu un errore, poi ci fu la Brexit e mise ancora più in luce l'errore, e oggi questo errore viene risolto con la riapertura di questo consolato, che permetterà appunto di assistere i nostri concittadini in maniera più diretta, e credo che sia una splendida notizia non soltanto per gli italiani di Manchester, ma anche per tutti gli italiani del Regno Unito, perché in questo modo ovviamente la pressione sul consolato di Londra verrà ridotta considerevolmente. Cari amici, vi abbiamo documentato una giornata importante, l'apertura del consolato italiano generale a Manchester, che come avete capito riguarda e coinvolgerà tutti gli italiani e i connazionali residenti da Birmingham fino ad arrivare al nord dell'Inghilterra, quindi una competenza enorme. L'augurio, l'auspicio è che sia un consolato efficiente, che sia un consolato che sappia dare i servizi richiesti dalla comunità italiana e dai connazionali residenti sul posto. Da parte nostra abbiamo espresso non solo gli auguri alle autorità presenti, al nuovo console Corradini, ma abbiamo dato anche offerto il nostro entusiasmo, il nostro aiuto, sia quello mio personale come avvocato, ma anche e soprattutto quello dei comites, i comitati dei connazionali residenti all'estero. L'auspicio è quindi che sia un consolato efficiente, che dia soddisfazione e che risponda alle aspettative della nostra comunità. Grazie per averci seguito come sempre, mi raccomando, iscrivetevi al canale YouTube, fateci conoscere, cliccate anche su Facebook che vi piace, vi aspettiamo sempre in tanti e numerosi e siamo aperti a ogni vostra segnalazione. Ciao!